15 di flash spot. Vai, tutti schierati, toglietevi il schermo e buttate la terra. Di Ciampino. Vai, mettili là. Marco Reda. Siamo qui per assistere, per trasmettere. Oggi multitasking proprio, eh. Che manca la faccia? Lui cambia la lampadina sopra, sarà sticato. Ultimo. Però vogliamo dirli. Cioè, allora, io leggo la spada col socio e te leggi Vichinghi. Vai, perfetto. Tra l'altro Vichinghi c'è subito una nota di demerito. Simone Roselli si è cancellato e non gioca. Ora non gioca, è ripensato. Capisco emotivamente anche a livello organizzativo la tensione della giornata, che per fortuna svolge al meglio. Pocchetti col numero 9 Gianluca Lombardi, col numero 10 Francesco. No, vabbè, però lancia lungo. Da sempre Serie A, quindi, eh. Pensa, che ne so, adesso c'è importante qua, la numero 11, lo dico che non lo faccio, però il tiro è parata alle portiere, a cui facciamo un grandissimo applauso. Che, e qua non possiamo capire qua il portiere Simone José. Michele dice, mamma mia, ok, motivazione da paura, però due che stanno a giocare a pallone, tipo tutti sicuri che sono nazionale cantante. Beh, ovviamente c'è un po' di gente, sì, Briga, Moreno, tutta gente. Sì. Tra i propri piedi, poi lo gestisce. Quindi che puoi giocare, una volta in attacco c'era Ramazzotti, Mogol, traversa del numero 8. Legno clamoroso di Giumo, ancora però la Paul Soccer che prende in area di rigore, viene fermato. Intervento un po'. Tiro, pallone riscodellato, colpo di testa ad allontanare, poi ancora Giumo a staccare, il destro al volo. Ah, e c'è il gol della Paul Soccer. 1-0 al 16. Nel Montagnola, Dorma Arancia. A Montagnola, alla Colombo, alla Colombo, a Colombo, la squadra si chiama Colombo. Adesso stiamo fatto un circolo di padel. Andare col destro, ormai sono fatto. Però poi alla fine ho visto. Mezzo ribattuta della Paul Soccer. La difesa della Paul Soccer è Arcigna, giustamente. La difesa della patria. Che riesce a togliergli il pallone. E comunque, anche se non c'è più quell'equilibrio iniziale, no, è una bella partita. Esatto, a livello di reti segnate, però in campo. Leonardo, secondo me si registra, non possiamo notare un certo equilibrio che era il secondo nome, ho visto partite di promozione. Oh, attenzione, forse c'è da anni, quindi c'è una grande parata, grandissimo della Luna. Grande risposta. Attenzione, forse c'è ancora qua, certo qua. Fuori. Un po' magnato. Il numero 2 in profondità per l'Udinese, attenzione, butta al centro la palla, se va di passare la rigorità. Stava per un applauso d'acqua, perché comunque sempre c'è un pressing, c'è il 10 col suo piede sinistro, però diciamo ben piazzato ma debole come potenza di tiro. Mastroianni, arriva Giumo, triangolazione. Giù, ma grandissima azione della Paul Soccer, della Luna, il risultato, nel senso che è ancora sotto di un gol la squadra dei Vichinghi, ma sicuramente tiene aperte le speranze non solo di un pareggio, ma che ne so, anche di una vittoria. Cioè lo scenario verso centro area, pallone basso, mezzo, 19 prende, prova ultima dalla distanza, parata, insidioso, ma diciamo non troppo forte. Comunque diciamo che il portiere della Paul Soccer, che ricordiamo è Del Moro, per cercare di un po' di stabilire i giusti equilibri di quello che alla fine abbiamo visto rispetto al risultato netto del 2-0. La risposta dei Vichinghi. Deve alzare bravissimo. Il problema del Paul Soccer non è parlare, no, a modo di parlare, danzere sulla sinistra, di essere dell'università, la Panci controllato, meglio da Panci, perché la Paul Soccer c'ha questa tecnica, prova il dribbling, funziona, cioè per qualche minuto sembra quasi in mezzo a tre, Giumo col sinistro presagire il subito un gol, sembra un po' schiacciata parata della Luna, è campione di freestyle, quindi potrebbe regalarci una serie di perle importanti. Attenzione, l'11 ancora insiste. Il Moro comunque c'è. Ad evitare il tapin, a dire no. C'è, non so, Lombardo si traversa. Oddio, che bella! Tra l'altro, devo dire.
dire qui, cioè belli tutti i gol, ma questo cesto atletico, colpo di testa all'angolo, questo per il momento è il gol più bello della giornata. Sì, vado a darsene sul lato di destra. Sono stato un giorno di Oscar, lo saranno per tutti gli eventi, il ricordo sulla figlia del ricordo. E vi posso chiedere un ultimo applauso veramente soprattutto per Oscar e tutto il nucleo familiare. Esatto, lo stesso applauso, il pareggio dei vichinghi, 2-2. E soprattutto fiato. Sorrentino. Palla loro al 21, allarga il gioco, ma ci sarà appena capito che è consigliabile un prolungo, diciamo, c'è stato qualche problema al ginocchio. Stop col petto, spalla alla porta, prova a girarsi, Castriota. Capito? C'è la tecnica di Ringa, comunque gli ultimi minuti, palla la palla! Il 3-2 all'ultimo, a pochi minuti dalla fine. Questa è tecnica di Ginga, cioè all'ultimo momento, perché la partita è stata sostanzialmente molto equilibrata, bella, piacevole. Un applauso a tutti, per 73 minuti, ci hanno tenuto compagnia con un gioco.